Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video a Gesù. Allora, fermi tutti. Allora, siamo qui davanti a un esemplare molto molto diverso di una rana. Molto strana perché c'ha la barba, cioè ragazzi guardate, vi prego, c'ha la barba. C'ha la barba. Ok, allora ragazzi, sì, sono stato io, è colpa mia se ho fatto questo schifoso macabro personaggio. Quindi lo andremo a salvare così. Almeno togliamogli il cappello perché non lo fa proprio gangster e poi gli escono gli occhi dalle orbite, dal cappello, una cosa pazzesca. Aspetta, cambiamolo, aspetta. Copricapo, ecco. Nessun copricapo, perfetto. Ora bisogna togliere la barba che sembra c'ha bel pizzetto. Lui, guardatelo, vi prego. Oh mio Dio, è una rana stranissima. Poi che cazzo di colore? Cioè, a seconda dell'illuminazione cambia colore. Infatti vedete che è un po' strano. Prima un po' verde, ora è un po' giallo. Ma che cavolo? Non si capisce che animale è. Cioè, ok, usciamo un attimo da qui. Infatti la cosa che volevo togliermi era la barba. Che ragazzi, guardatelo, vi prego. Con la barba non si può vedere. Quindi andremo un attimo a tagliarci i peli. Che cazzo. Il bello è che tipo, cioè, non so perché, ma perché l'ho messo sta mod? Era divertente, certo, ci mancherebbe, però porca troia. Infatti è un altro episodio di Michael minaccia chi, però in questo caso faremo con comodo perché tanto abbiamo questo animale che è veramente stranissimo, vi giuro. Però è stupendo, una rana che tipo anche fa le animazioni, quindi ora ve lo faccio vedere naturalmente perché è stupendo. Oddio, fa dente sta coda. Fermi, oh, non riesco ad andare dritto. Dai, 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 andiamo dritti, occhio, si taglia per di qua? Sì, vai. Guarda, bello, sta aprendo tutto quanto. Guardate che figata. Ok, si passa per di qua, grazie. Ah, ok, siamo arrivati, perfetto. Non vi spaventate anche voi, maledizione. Ah, per farvi capire la sua, diciamo, parlantina, l'animazione è stupenda. Non parla, accidenti. Fatemi passare, grazie. Fatemi passare, devo parlare con qualcuno, devo parlare con qualcuno. Why you? Ok, bellissimo. Oh, guarda, guarda. Stiamo insultando con... Oh cavolo! Perfetto, è quello che è servito. Occhio! Perfetto! Siamo dei mostri, siamo dei grandi noi, siamo dei grandi. Visto, è bellissimo ragazzi sta affare. Ah, si è fixato tutto un taxi, non volevo un taxi. È bellissimo come parla, cioè l'animazione è bellissima. Vabbè, intanto entriamo qua dentro perché sennò qui non ci si finisce più. Grazie, non ce li ho i capelli. Vabbè, comunque, acconciature. No, acconciature niente, mi sa, eh. Oddio, ti prego, voglio vedere cosa mi fa. No, niente, non cambia nulla, sono tutte false. Cioè, non si vede nulla, aspetta. Barbe. Beh, togliamola magari. Guardate. Oh mio Dio, è la cosa più bella che abbiamo mai visto. Davvero, no, ragazzi, togliamola. $20 per tagliare questo stro. È bellissimo ora. E beh, è la cosa più stupenda del mondo. Guarda che roba. Pure un giovanito di 30 anni così. Perfetto. Usciamo, vi prego. No, nessun salvataggio col cazzo. Cioè, lo voglio tenere con la barba. È bellissimo. È stupendo come parla. Va bene, allora, bisogna prendere una macchina. No, ce l'abbiamo qui tanto. Possiamo andare a fare una missione classica di GTA, che era quella infatti della rapina. Perché ragazzi non è solo il fatto che noi riusciamo. Occhio. Scusa, scusa, scusate. Oh mio Dio, ho portato tutto quanto. Va bene. Ok ragazzi, siamo arrivati a questa missione classica del gioco che è tipo praticamente ok. A parte siamo un animale molto strano, va bene. Quello lì è il meglio peggio ragazzi, sinceramente. Ora bisognerebbe andare in giro appunto con questo affare. Guardate che roba. Cioè come fanno a far guidare un tizio del genere? Guardate. Guarda che roba. Cioè come fa a guidare un affare del genere? Guardate. Vabbè, in prima persona si vede bene. Però c'è, se andate poi a vedere fuori, Madonna, c'è questa maschera strana. È bello che non è una maschera, è la sua faccia vera. Infatti, se andiamo con Michael o con Trevor, vedrete un po' la differenza. Perché non è solo Franklin ad avere questo problema della faccia modificata. Ce l'ha anche Michael e Trevor. Appunto, andremo a vedere per prima Michael perché voglio vedere cos'è che cambia. E pensavo di far modificare la faccia a tutti i personaggi, però non potendo, ai primi tre personaggi. E va bene, dai. Cioè, la cosa è stupenda. Sinceramente, sono curioso di vedere come l'abbiamo, come è messa la mod. Perché so chi è. Però non ve lo dico finché non ve lo faccio vedere. Aspettate. Fa passare, fa passare. Ah, ok, non si può passare. Perfetto. E ragazzi, siamo in una modalità stealth adesso. Ok, perfetto, a posto. Magnifico. E bello, c'è un sorriso veramente smagliante. Non si può aprire, lo so già, maledizione. Andiamo, accidenti. Classica roba. Io voglio provare a vedere. Oddio, no, aia. Salta anche di qua. Grandioso, perfetto. È bellissimo. Vedete cosa sta entrando in casa? E la prima cosa che voglio fare è andare da lui. Vediamo un attimo cosa dice. Oh, wow. Ehi, ehi, ehi. Si è spaventato così tanto? Oh mio Dio, in effetti è un po' spaventoso, sinceramente. Cioè, porca troia. No, siamo usciti dalla missione, accidenti. Ok, ragazzi, voglio testare se fa l'animazione, vi prego. Ditemi che lo fa. Ok, sì, ce l'ho fatta. Bellissimo, è bellissimo. Ce l'abbiamo fatta. È la cosa più bella del mondo. Cioè, sarebbe la stessa cosa che farei se mi arrivasse un affare del genere in casa. Oh, eccolo. Sì.
Bellissimo. Ok, ora basta, ragazzi. Facciamolo sul serio, ok? Ok, ragazzi, recuperiamo l'auto, come dice il sottotitolo. Cioè, come dice come è sottotitolato sul in basso, ok? Ok, è stato grandioso. Ora usciamocene da qui, grazie. E entriamo, ok, perfetto. Ragazzi, voi non sapete ancora niente. Però comunque, ora naturalmente andremo a vedere la faccia di Michael. Mi confondo tra Franklin e Michael, non so perché. Oggi proprio sto stanchissimo. Occhio, ragazzi, mi sto spaventando. Occhio, dovrebbe uscire da un momento all'altro, infatti, eccolo. Oh mio Dio, non me lo ricordavo, pensavo fosse Pikachu. No, vi prego, non ci credo. Oddio, questo dovevo farlo alla fine, cioè, ragazzi, è troppo bello. Non era Homer Simpson, mi ricordavo fosse semplicemente Pikachu. Pikachu, cazzo, vuol dire che Pikachu alla fine non è lui, ma è cosa? È Trevor. Ok, ve l'ho già spoilerato con chi è Trevor, però comunque va bene. Ah, no, ci sono rimasto male, vi giuro. È bellissimo. Oh mio Dio, è bellissimo, ragazzi. Aspetta, ora c'è il bello delle animazioni. Sarò curioso di vedere come sono le animazioni. Ragazzi, è la rapina più bella della storia, ragazzi. Vi giuro. Ci possiamo fare l'intera storia con questi personaggi. Oh mio Dio, è bellissimo le animazioni. Le animazioni sono stupende. Yeah, grandioso, perfetto. Ti prego, no. Sembra Franklin tantissimo, sinceramente. Sì. Oh mio Dio, che stupendo che è. Bastardo. Simeon di merda. Quanto lo odio questo personaggio, ragazzi, vi giuro. Ok, grandioso, perfetto. Dai. E dai, muori. E muori, decede. Ok, perfetto. E sono bellissime questi tipi di animazioni. Io li adoro. È stato bellissimo. Ragazzi, avevo fatto vedere una piccola parte. Ora, naturalmente, andremo da Trevor. Ragazzi, faremo una missione che è molto spoiler. Però, essendo il gioco vecchio, possiamo anche dirlo. Comunque, bisognerà uccidere Trevor. Ok, ragazzi, Trevor. Sì, perfetto. Siamo nella missione in cui bisogna ucciderlo. E quindi, ragazzi, vi ho già spiegato tutto. Oddio, come si fa a essere seri in questi personaggi così? Pikachu, attento, ha un'arma. Vabbè, oh mio Dio, è bellissimo. Le animazioni di Pikachu sono quelle migliori. Cosa puoi dire? C'è un aereo nello sfondo. Vabbè, allora, è troppo bello. Guardate com'è fermo. Guardate com'è fermo. Vi prego, è una cosa troppo non seria. Non si può pensare che possa essere possibile. A parte, è compenetrato con l'auto, Trevor, vedete. Non si può essere seri. Può dispiacerti quanto vuoi uccidere una persona, però non puoi essere serio. Perché non hai sparato subito, brutta idiota? Va bene, ragazzi, è partita la missione. Ok, allora, ragazzi, è la cosa più difficile del mondo. Non ho mai fatto sta missione, è la prima volta la faccio, sinceramente, perché io ho fatto la missione folle. Non si uccidono gli amici. Va bene, comunque, occhio ai pali. Oddio, come puoi chiamarlo amico ora che lo stai per uccidere? Dai, guarda sto pazzo dove va in contromano, brutto idiota. Non riesco a prenderlo, ragazzi, è difficile. Gesù, ma che cazzo? Madonna santa, che casino. E che cavolo. Non riesco manco ad essere molto serio perché sta succedendo una cosa troppo strana. Cioè, una rana che sta inseguendo Pikachu. È quello, cioè, dal punto di vista oggettivo è così che sta è quello che sta succedendo, cioè. Muori, Trevor. Vai a fanculo, Trevor. L'ho mancato, accidenti, oddio. È difficile, non so come funziona sinceramente. No, niente, non riesco a prenderlo, ragazzi. Trevor è difficile da prendere. Oh, ti prego, preso, no, oddio, sto per prenderlo io. Col cazzo lo prenderò. L'ho preso, dai, non è possibile. Ragazzi, è impossibile. Non riesco a fermarlo, mi sa che dobbiamo seguirlo. Che cavolo, preso, Dio buono. Preso, che cazzo, non muori, va bene, ok. Dai, muori te. Ragazzi, no, non lo posso perdere ora, dai, ti prego, non lo perdere. Oh, cavolo, aspetta, bisogna fare il salto, ragazzi, il saltino. No, non ti bloccare, ti prego, oh, Gesù. Non ti bloccare, cazzo. Ehi, team, ok, siamo arrivati. Guarda che roba, è arrivato Michael, a caso. No, è la prima volta lo vedo, ragazzi. Ah, perfetto. Fermato Pikachu. Ok, ti prenderò Pikachu, ti prenderò. Minchia quanto sta messo male. Oddio, che figata, è bellissimo. C'è Homer Simpson, non mi ricordavo c'era Homer Simpson. Veramente pensavo che Pikachu fosse Michael e Homer Simpson fosse Trevor, però non mi ricordavo, boh. È bellissima la cosa, la situazione è stupenda. Uccidi Trevor e gli diamo fuoco. E vai, abbiamo preso Pikachu, ragazzi. No, gotta, catch and roll. Ok, perfetto. Proprio una morte dolorosa, complimenti. Ole, grandioso. Ha ucciso Pikachu. Oddio, bellissimo. Non si può essere seri su queste storie quando c'hai una faccia da rana o da Homer Simpson. Non puoi. È stupendo, le animazioni sono stupende. Mi fanno ridere tantissimo. Magnifico, ritengo veramente, veramente la cosa più bella che abbia mai visto. E naturalmente spero di poterne trovare altri di mod del genere che mi possono dare queste soddisfazioni così grandi.
Ok, scusate. Oh, cosa avete visto l'animazione, vi prego? È una cosa pazzesca, perché l'animazione alcune volte si bloccano e tipo si deforma la faccia di Franklin. Non so se avete visto. Oh mio Dio. Poi chiamare la faccia di Franklin la faccia della rana. Grandioso, è successo, quindi? È finito così? Il gioco finisce così, quindi, praticamente. Cioè, c'erano tre opzioni alla fine del gioco. Uccidi Michael, uccidi Trevor o fai una cazzata. E noi, io ho sempre optato per la cazzata. La prima volta faccio questa missione. Bellissimo, ok, perfetto. Guarda, si deforma un po' la faccia, però comunque non importa. Ragazzi, ci siamo divertiti con questa, diciamo, animazione così figa dove lui si allontana. È stupendo. Perfetto, ragazzi. Ne siamo usciti. Questa è Los Santos. Grandioso, la prima volta lo finisco e sono felicissimo. Ragazzi, usciamo da questa situazione. C'è Leslie Benzies, ragazzi. Questo qui è un grandissimo produttore, comunque. Secondo FanUpton. Non possiamo uscire dai titoli di coda, ragazzi. Oh mio Dio, ho aperto qualcosa che non dovevo aprire. Ok, perfetto. Ragazzi, il video di oggi finisce qui. Naturalmente il link della mod è in descrizione nel caso volete scaricare questa mod, perché mi ha fatto morire da ridere. E provate a fare l'intera storia con questi personaggi. È stupendo. Vi sganciate dalle risate. Comunque, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Noi ci sarà a vedere un prossimo video. Un saluto da Wolf e bella a tutti. Ciao.